padre. Vai, guarì. Hai visto Vincenzo? Vai, 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 cavolo, vai. Vai, vieni. Tranquillo, vieni. Quattro giri, risparmia. Dai, dai, dai. Non forzare subito. Ma sai che c'è la signora? Elena Fratus e Manchia Maria Domenica. Queste sono le prime atlete. Ecco Nuges, Ida. Questi atleti mancano due giri al termine della gara di questo. Bruno Eletti, Ghero Maranto. Ecco Marco Sanna, i guerrieri del Pavone. Attenzione, la vede cadere con Vicari, Casula. Attenzione perché è cambiata la gara, vediamo che vede cadere. Ha un leggero vantaggio nei confronti degli altri atleti, ma però comunque gli altri atleti gli sono alle spalle, quindi la gara è tutta da vedere. Eccola Claudia Pinna, quando manca l'ultimo giro. Claudia, ultimo giro per Claudia Pinna. Jessica Polina in seconda posizione quando manca un giro al termine. Jessica Polina, atleta di Cloate. Manuela Manca in terza posizione. Ecco Manchia, se non andiamo errati, sì, è Manchia più poi Elena Fratus è all'ultimo giro anche loro. Abbiamo l'arrivo, no, non è Amidea, è col numero 8, è Mura Giuseppe, ma sono adesso tutti in terza posizione, il secondo, Casula in volata, che va a vincere, e poi abbiamo applausi per Claudia Pinna che toglie il traguardo in prima posizione. Jessica Polina che taglia il traguardo, dovrebbe essere in seconda posizione. Ora attendiamo il passaggio di Manchia e Elena Fratus, da Ansicora, atleta di Valtorre che taglia il traguardo. Ora dovremmo vedere l'arrivo di Manchia, Maria Domenica Manchia, 304, Maria Domenica Manchia, atletica Rane Oschiri. Ora dovremo vedere il passaggio di Elena Fratus. Ecco Elena Fratus, al traguardo, è ancora una volata per una posizione, comunque sempre le volate.